Sì, sono tutte buggate le... Porco puttano. Porco puttano. E questi qua sono qui o sotto? Porchi troi. Ottimo lavoro. Sì, non è erbile, è erbile normale. No. Sì, sì, è normale. Ma anche... Oh, aspetta in cima. No, non prende il camion questo, eh? Nemico in discesa nell'area operativa. Ma che fa? Zero, confermato. Pattugliamento UAV iniziato. Chi sono lì? No, da me, madonna aristocratica. Madonna aristocratica. Qua ha fatto il cogliono. Ma chi l'ha preso? Bombardo, bombardo, bro. A me io sono visto qualcuno davanti e muoro. Ecco, sotto, sotto. No, ok. Morite. Vai, è noccato. Alla mia sinistra. What's up, guys? Quel vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, oggi ovviamente sono qui per parlarvi dell'arma nuova. Il Grav, detto anche Galigl, detto anche Pierpaolo. Come sapete, all'interno del Battle Pass, a livello 31, si sblocca che voi acquistate o meno il Battle Pass. Come ogni Battle Pass, sbloccate l'arma. Raga, l'ho già praticamente maxata, sì, diciamo che gli accessori sono arrivato a livello 50, quindi posso definirmi soddisfatto. Allora, ci sono un po' di cose da soprattutto andare ad analizzare che vi devo dire. Allora, non vi nascondo che effettivamente è un'arma veramente forte, abbastanza prepotente. L'unica cosa è che è un cavallo pazzo. Quando sparate inizia a rinculare in modo veramente bello consistente. Vi dirò di più, ha anche tantissimo barcollio. Non so se si possa utilizzare questa parola. Nel caso l'abbiamo coniata oggi. Domani andrò all'Accademia della Crusca, eventualmente, se non esiste questa parola. Comunque penso che abbiate capito, quando si spara l'arma trema tantissimo. Oltre al rinculo verticale, bisogna gestire questo tremolio esagerato che l'arma produce quando i colpi escono, soprattutto da una botta, raga, iniziale, quando escono i colpi, che parte, poi riesce a gestirlo, ma proprio quel colpo iniziale che ti fa dare quello smiro proprio da aim contorn e niente, raga. Volevo anche farvi adesso un paragone con le sue dirette concorrenti a livello di fucili d'assalto, a livello di rinculo, cioè C58, AK47 e M2. Per quanto riguarda i danni dell'arma, dovrebbero essere questi, ovvero 40 in testa e 30 per il resto del corpo. Raga, il 40 secondo me se lo porta anche per il danno al collo, perché se mirate in testa, raga, testa inteso anche collo, squagliate. L'ho appurata, raga, l'ho provata in diversi modi. L'ho provata anche come sniper support, cioè senza ovviamente mirini, e vi devo dire che non è male, anzi in certi casi fa anche più bella figura rispetto a che utilizzarla con questo settaggio ovviamente per il medio e lungo raggio, perché vi ripeto, raga, quando i nemici sorpassano i 70-80 metri si inizia veramente a far fatica a far entrare tutti i colpi. Ma adesso, raga, andiamo a vedere tutti i rinculis. Ok, guys, partiamo adesso con i rinculi. Le quattro armi fucili d'assalto che rinculano di più messe a confronto: AK, il Grav, appunto, le M2 e il C58. Non li paragono con tutti, ovviamente prendo come paragone questi fucili d'assalto a confronto del nuovo Grav, solo perché chiaramente, come ben sapete, sono quelle che hanno il rinchiolino più generoso. Partiamo col Grav, raga, metto 40 colpi su tutti, perché almeno giusto a... ho paura di sforare la porta lanta
The Garage, quindi partiamo. Appunto, Grav, nuovo fucile d'assalto. Ovviamente tutte settate, raga. Tutte settate identiche. Ok, benissimo. Il Grav è andato molto bene. Seconda arma AK-47, ovviamente di Cold War e ovviamente con 40 colpi. Andiamo a vedere. Ok raga, c'è il bundle di Rambo che fa un po' di bordello, vabbè. Ok, e qua ci siamo. Continuiamo raga, C58, vamonos. Oh mamma mia, questa roba. Ok, questa curva verso sinistra non me l'aspettavo, benissimo. E M2 per ultima, ma non per importanza, ovviamente. Ok. Perfetto, raga. Allora, come abbiamo già appena intuito, le M2 è l'arma con il rinculo più alto, è l'unica che ha sforato, ok, sul appunto sull'anta del garage. Ma che mi sta sparando i grappoli, vabbè. Gente impazzita. Dopodiché, raga, abbiamo il C58. No, anzi, no, scusatemi. Secondo posto, vi parlo da l'arma che rincula di più a quella che rincula meno. Secondo posto, il Grav, raga, che è finito esattamente qua. Perché il C58, per quanto sia storto, effettivamente, però non è più alto rispetto al Grav. Terzo posto, C58. E per ultimo, AK-47 di Cold War. E devo dire che rincura anche relativamente meno, non si parla comunque di un bel 35% meno rispetto alle altre. Raga, questo è il ultimo rinculo del C58 dopo il nerf di ieri ed è scandaloso. Cioè, oltre al fatto, vabbè, è altissimo, adesso è anche spostato a manetta verso sinistra. E vi dirò di più, comunque la K è quello che risulta quasi il più pulito, quindi GG raga, ottimo, ottimo, buono a sapersi. Quindi raga, ovviamente chi l'ha provata mi faccia anche sapere cosa ne pensa. Raga, vi dirò anche per quanto riguarda il fucile a pompa, non ci faccio un video dedicato, ok? Adesso lo vado a pescare. Dove cappero, fucilozzo a pompa. Ah raga, tralasciando il fatto che hanno fatto un disastro con le miniature delle armi. Adesso quando scelgo loadout, se non mi ricordo esattamente qual è il numero, veramente non la trovo la classe, perché trovo armi tipo l'OTS-9 col mirino che non c'ho, oppure le M2 che ha la stessa miniatura del Grav. Un disastro raga, veramente il pompa nuovo che ha il sottocanna sopra la canna sospeso in aria, gli accessori wireless. Un casino raga, non riescono a farne una giusta come al solito. Quindi vi dicevo raga, per quanto riguarda il pompa, ce l'ho a livello 12, l'ho provicchiato, vi dico la verità, non sono stato lì molto a provarlo. Raga, non... è come l'hour praticamente, proprio anche a livello proprio di uscita del colpo, quindi pum, pum, pum. Chiaro, se siete vicinissimi e mirate bene testa collo, one shotate proprio come l'hour. Il problema è che la scarica di questo fucile a pompa non è molto espansiva come il gallo, è molto dritta come se avesse i munizioni slug, quindi in realtà per fare entrare bene i colpi dovete mirare precisamente. Quindi ovviamente è inutile che vi dica, con un ratio di fuoco relativamente basso e bisogna avere un minimo di precisione, è inutilizzabile raga. Cioè non è come il gallo, che il gallo punti, fai pom 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 pom, anche se missate colpi e non mirate bene, killate. Con questo non si può fare. Infatti mi dispiace un po' che... non è che mi dispiace, nel senso... al posto di questo assalto ci dovrebbe essere stata subito la mitraglietta, perché mettere un'arma che si sblocchi ovviamente non puoi utilizzare,
ovviamente è inutile che vi dica che ha senso zero, ok? Quindi ragazzoli belli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente del grav, non di questa, di questo abominio. Come al solito lasciate un like alle Nazionale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.